Ciao ragazze e ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Prima di iniziare a fare questo video, piccola premessa, non è un ologramma, sì, non ho gli occhiali, non so se per caso qualcuno di voi aveva notato questa cosa, spero di sì. Ho finalmente messo le lenti a contatto, sto ancora cercando di organizzare un attimo la mia vita perché non mi vedo senza occhiali da anni e quindi non sono più abituata, mi sento proprio nuda, strana. Non ho mai portato le lenti, questa è la seconda volta che le metto in tutta la mia vita, quindi sto cercando un po' di organizzarmi meglio, di capire quanto ci vedo. Devo fare un po' di prove, però intanto questo video, che tra l'altro sarà un video che vedrete prima di un altro in cui invece ho ancora gli occhiali, quindi non vi volevo destabilizzare, è il primo video che faccio senza occhiali. Comunque, al di là di queste ciance varie, sono felicissima di fare questo video, per me è veramente molto importante perché si tratta del ritorno dei preferiti del mese che faccio in collaborazione con la mia amica Carol. Ciao tesoro, ti mando un bacio gigantissimo e prima cosa mi scuso tantissimo ancora con te perché ho fatto aspettare Carol tantissimo per fare questo video, ma ho avuto un po' di casini tra varie cose, impegni, famiglia, eccetera, e non sono riuscita a girare il video prima di oggi, quindi questo video che riguarda i preferiti di aprile uscirà un pochino tardi per colpa mia e mi spiace tantissimo. Quindi eccoci, siamo tornate. Io naturalmente vi lascio sia nelle schede che dovrebbero essere qui che nell'info box il link al canale di Carol se per caso non la seguite ancora. Iniziamo subito, quindi da oggi riparte il nostro video in collaborazione che per chi ci segue da un po' abbiamo fatto per anni. Abbiamo poi sospeso un pochino con il sopraggiungere della pandemia e ci è venuta la carica invece di ricominciare a fare questo video insieme. Abbiamo deciso di suddividere i preferiti del mese in categorie, quindi ci saranno delle domande, diciamo, a cui rispondere, delle categorie in cui abbiamo suddiviso i nostri preferiti mese per mese. Primi preferiti sono della categoria beauty makeup, quindi possono essere prodotti skincare, prodotti per il corpo, prodotti per i capelli, profumi oppure prodotti di makeup. Io ho un prodotto makeup preferito. In realtà io in questo ultimo periodo mi sto truccando veramente pochissimo. Questo è il massimo del trucco. Oggi ho addirittura messo un rossetto colorato. In genere metto un gloss o il burro di cacao. Mi sto truccando veramente pochissimo, quindi i miei prodotti preferiti, quelli che uso più, insomma, spesso nella mia vita quotidiana, sono tutti prodotti per la base, mascara, eccetera. Oggi vi volevo parlare di questa cipria, che è di Nabla. Ed è la cipria Close Up Baking and Setting Powder. Questa è la colorazione translucent, quindi la versione trasparente di questa cipria in polvere libera, apposta appunto per fare il baking. Io questa la sto usando ogni giorno ormai da tantissimo e ce n'è ancora abbastanza, devo dire che c'è piuttosto prodotto. No, non vuol dire nulla, piuttosto prodotto, cioè tanto prodotto, sono 30 grammi e mi sta piacendo moltissimo, nonostante io non sia mai stata una particolare fan delle ciprie in polvere libera, sempre preferito per comodità quelle compatte. Questa mi piace perché non svolazza, diciamo, tremendamente quando la applicate. Io chiaramente la uso con la spugnetta per fare il baking e fissare il correttore, magari anche sul mento, sul naso, insomma, le zone in cui uso appunto il correttore oltre al fondotinta, che ancora sto indossando perché, come noterete, sono di questa bella carnagione plumbea. Oppure quando invece la metto su tutto il viso la uso con un pennello tipo a sezione piatta e mi piace moltissimo. Consigliatissima se cercate una cipria che sia in polvere libera, molto performante, molto comoda, che soprattutto dura. Questa consigliatissima. Prodotto beauty preferitissimo è la mousse detergente della linea Hey Cutie di Cosmify, quindi la linea di Lolla. Si chiama Stay Clean Fluffy Pink, quindi questa è la versione rosa, ma c'è anche in celeste, ed è questa schiuma detergente per il viso. Mi sta piacendo moltissimo. Io questa l'ho comprata a fine novembre a Milano, perché ho trovato l'OVS in cui c'era lo stand appena rifornito di questi prodotti. Ho comprato anche l'olio struccante, che però ammetto che mi piace meno, ma perché a me l'olio struccante come prodotto non piace tanto, mi trovo meglio con l'acqua micellare o semmai con lo struccante bifasico. L'olio proprio non sono una grande fan, mentre questo prodotto mi piace tantissimo, lo uso mattino e sera tutti i giorni da tanto e ancora ce n'è un bel po'. Consigliatissimo. Canzone barra canzoni del mese, io ne ho messe solo due.
Difficilissimo per me perché in realtà io sento tantissime canzoni tutti i giorni, io ascolto musica tutti i giorni e tra l'altro io studio canto, quindi un sacco di canzoni le studio anche per quello, ne sento tante, ne ascolto tante, ne imparo di nuove e poi sono una che ascolta musica in continuazione mentre fa le pulizie, mentre passeggia, quando sto in palestra, quindi ho anche tante playlist diverse, quindi trovare delle canzoni preferite ogni mese per me è difficilissimo. Diciamo che vi ho messo le due canzoni che sto sentendo più spesso in questo periodo, che sono Best Part di Her, che si scrive però H.E.R. Però insomma è una cantante che ho scoperto da pochissimo e che mi piace tantissimo. Featuring un altro cantante di cui purtroppo non ricordo il nome, però vi scrivo tutto nell'info box. E poi Boyfriend di Dove Cameron, che in realtà non amo molto lei, ma la canzone è fighissima. E chi passa almeno mezz'ora al giorno su TikTok come la sottoscritta l'avrà sicuramente sentita, perché sono quelle canzoni che spopolano un po' su TikTok. Posso dirlo? Su YouTube? Poi abbiamo serie TV, film o libro e o libro. Io ho una serie TV e un libro. Film in questo mese non ne ho visti di particolarmente illuminanti e quindi non ho niente da consigliarvi. Anzi, forse non ne ho visti proprio perché ultimamente sto guardando solo serie. Comunque, serie TV non è una serie nuova in realtà, ma un rewatch che so che quasi l'80% di voi starà facendo, ossia Pretty Little Liars. Dopo un po' di tempo che non c'era più su Netflix, è stata rimessa sul catalogo Netflix e quindi chiaramente io la sto rivedendo da capo. Sono quasi alla fine della terza stagione, mi sembra siano 7 in totale. Non la vedo tutti i giorni come le serie nuove o come quando faccio il mio fantastico rewatch. Cosa ho fatto qui? Non la vedo tutti i giorni, anche perché ultimamente non sto vedendo serie tutti i giorni, cerco di fare anche altro nella mia vita, e motivo per il quale ho un ritmo, diciamo, moderato, però quando mi parte il rewatch violento, insomma, vedo anche 5-6 puntate al giorno, una dietro l'altra, e allora è proprio gusto del trash assoluto. Io mi ricordo che quando l'ho vista la prima volta che avevo 15 anni forse, perché l'ho vista prima di The Vampire Diaries e ero folgorata completamente. Adesso che la vedo da grande, perché comunque sono passati 10 anni da quando l'ho vista la prima volta, c'è un po' quel gusto dell'orrido che è tipico di queste serie adolescenziali. Però effettivamente mi piace proprio vederla, mi rilassa, loro sono tutti boni e buone da vedere e la trama alla fine ti prende, ci sono delle puntate anche molto ansiogene, poi certo è tutto molto trash, però è bello da vedere, diciamocelo. Volevo mettervi anche Bridgerton, ma non ho ancora finito la seconda stagione, quindi non ve la metto ancora, non fatemi spoiler. Il libro del mese, sono molto contenta perché finalmente questo mese ho finito 4321 di Paul Auster, chi mi segue su Instagram già lo sa, anzi fatemi sapere nei commenti se vorreste aiuto, che verbo devo mettere qua, fatemi sapere nei commenti se voleste vedere una review approfondita, quindi un video di recensione su questo libro, perché effettivamente ce ne sono di cose da dire, è un libro veramente grande, sono più di 900 pagine, è un libro meraviglioso che ho adorato, l'ho cominciato tra una cosa e l'altra, a dicembre l'ho finito adesso ma non l'ho mai letto con continuità, ho avuto un po' di crisi di blocco del lettore e anche qui se mi seguite lo sapete, però è un libro meraviglioso se state cercando qualcosa di avvincente, particolare, scritto in maniera magistrale. Compratevelo, leggetevelo perché è bellissimo. Abbiamo inserito il cibo del mese, anche questo difficilissimo per me che sono una grande mangiona. Diciamo che in questo mese io vi metto come cibo la poke. In realtà io non l'ho scoperta questo mese la poke, la prima volta l'ho mangiata forse 3 anni fa, ma poi non ho mai proseguito, cioè non l'ho mai considerata un alimento standard della mia alimentazione, mentre adesso non è un alimento standard, ma quando ho voglia di qualcosa di particolare da mangiare, che sia comunque leggero, perché alla fine, a meno che voi non la facciate sempre mega speziata e con le cose fritte, alla fine è un alimento molto sano, perché è una specie di insalata di riso con tutta una serie di condimenti. Ma se cercate qualcosa di un po' sfizioso e non volete andare al sushi tutte le volte, la poke secondo me è un ottimo compromesso. La fanno anche col pollo, col tofu, con un sacco di proteine diverse.
La mia preferita è quella di Cody Sushi, perché chiaramente anche io sono influenced by Martina Smaibi, che la ordina spesso e volentieri, e quindi chiaramente sono rimasta anche io folgorata. E devo dire che effettivamente è molto buona. Io la prendo sempre con il salmone crudo, poi ci metto tipo mais, pomodorini, gli anacardi, la maionese, la salsa yogurt, insomma queste cose qua. Mi piace tantissimo, quindi il cibo che vi metto questo mese è la poke. Ho l'ansia, ho l'affanno, non so perché sto parlando forse troppo velocemente, chi lo sa. Momento del mese. Questo ho pensato che fosse una categoria molto carina, molto dolce per ricordare qualcosa di particolare che ha contraddistinto il mese appena concluso. Io vi metto Pasqua, il weekend di Pasqua. Per me è stato particolarmente felice quest'anno, non che sia mai un periodo triste, anzi, perché alla fine è sempre un'occasione per me per stare in famiglia, cosa che mi piace moltissimo, però questa Pasqua siamo stati a Capalbio, dove abbiamo la casa in Toscana, è venuto anche il mio ragazzo. Abbiamo mangiato, bevuto, riso, scherzato, acceso il camino, insomma è stato un weekend molto rilassante che dopo gli ultimi 2 anni, che comunque Pasqua è stata molto a rischio o quasi infesteggiabile perché non si poteva uscire. Devo dire che mi è servito molto questo weekend fuori porta o semplicemente per stare con la famiglia, con gli amici, ridere, scherzare con spensieratezza, prendere un po' di sole, insomma mi ha fatto proprio bene e quindi volevo includere questo weekend come momento preferito del mese di aprile. Poi abbiamo il luogo del mese, questa è una categoria che ci avete suggerito voi in realtà, come anche quella del momento. Che può essere inteso come un luogo fisico, quindi un locale, un ristorante, un parco, un quartiere, oppure se abbiamo viaggiato può essere un luogo un po' ovunque. Io vi ho incluso, ho pensato molto se ci fosse effettivamente un ristorante, un luogo che volessi consigliarvi in particolare, ma in realtà io vi metto come luogo la palestra. Adesso vi spiego. Io ho acquisito, no, non ho acquisito. Come si dice? Ho instaurato un rapporto con la palestra molto particolare in questo periodo della mia vita. Sebbene io non sia un amante dello sport, diciamocelo, se potessi stare in forma senza andare in palestra non ci andrei. Però in questa palestra dove ho cominciato ad andare adesso, con il ritmo della mia vita di ora, ci sto andando volentieri. Devo dire, ci sono delle settimane in cui non ho particolare voglia, ho particolare energia e allora non vado, cioè per quanto riguarda il mio rapporto personale non mi metto mai di fronte a un muro perché mi conosco e se mi obbligo un tot di volte alla fine poi non ci vado più, quindi mi accompagno, io cerco di andare come standard 3 volte a settimana, sono seguita da un personal trainer e ho una scheda che è divisa su 3 giorni. Se quella settimana in particolare vado una volta sola o due, non succede nulla. Chiaramente cerco di non rendere questa cosa tutte le settimane, ci riesco. Diciamo che faccio 3 settimane al mese, sono molto precisa, una settimana al mese in cui mi stanco. O comunque ci sono magari delle volte in cui vado e faccio un pochino di meno. Cambio spesso l'orario in cui vado durante il giorno a seconda dell'umore che ho, ma ho trovato un luogo amico nella palestra e per me non lo è mai stato, né da un punto di vista dell'ambiente, quindi del fatto di andare lì con tutte persone fisicate, sentendomi sempre un po' a disagio, né a livello, diciamo, mentale, non mi trovavo mai nel luogo giusto. Ma adesso sto prendendo anche i miei risultati, perché io sono sempre seguita da una nutrizionista con cui faccio sempre l'esame di composizione corporea e effettivamente sto perdendo tanto grasso in eccesso, che è la cosa per me fondamentale, non è tanto il numero sulla bilancia, ma la composizione corporea giusta, cioè mettere i muscoli dove ci devono stare e piano piano ci sto riuscendo. Quindi sono molto contenta e quindi per autocelebrare questa cosa ho voluto mettere la palestra come luogo del mese. Poi, categoria divertentissima, lo gnocco del mese. Perché categoria divertentissima? Perché c'è stato un piccolo qui pro quo con il partner della mia amica Carol, perché Marco si è un po' offeso per la scelta di questa categoria e sono stata quasi radiata dal book delle amicizie di Carol. Quindi, Marco, sei il mio gnocco del mese. Carol lo sa, tu lo sai, e quindi insomma ve lo volevo dire, rimaniamo amici, noi non ci siamo neanche mai visti di persona, ma sappi che quando ci vedremo la prima cosa che ti dirò è che sei il mio gnocco del mese.
Ma concedimi anche di inserire il gnocco della televisione, diciamo, perché per quanto mi riguarda tu ancora non sei sugli schermi, poi se per caso fammi uno squillo, ecco. Comunque, il mio gnocco della TV, delle serie, è ovviamente Anthony di Bridgerton. Jonathan Bailey si chiama l'attore. Io penso che sia bellissimo. Ho visto che ci sono state molte opinioni contrastanti su questa cosa. Non sto assolutamente dicendo che lui sostituisca il Duca, perché no, cioè lui che già non mi ricordo più come si chiama, non, cioè, no, ma Anthony è un buon, cioè, è una buona spalla destra. L'ultima categoria è la categoria fashion, quindi vestiti, accessori, scarpe. Allora, i miei accessori del mese sono quelli che mi vedete addosso, li sto mettendo tutti i giorni, sempre, indipendentemente da quello che faccio, i miei accessori sono questi. Questi quattro anelli, ogni volta che ve li faccio vedere un po' meglio nelle storie, ricevo un sacco di domande, ma purtroppo non sono anelli reperibili nella grande distribuzione, cioè. Questo anello l'ho preso in una gioielleria a Napoli, è un semplicissimo anello argentato, così molto semplice. Questa è una fedina sarda che ho comprato a Carloforte, dove vado sempre al mare, nel 2016. Questo è uno smeraldino, è un anellino vintage che mi ha dato mia mamma, e questo qui, con tutte queste perline colorate, l'ho ricevuto per il master dai genitori del mio ragazzo. Quindi purtroppo non vi so dire provenienze specifiche. Orologio, questo qui me l'ha regalato mio papà per Natale. La marca è Yamai, la stavo cercando. Braccialettino di Tiffany con il ciondolino argentato, cioè tondo. Collanina sempre di Tiffany con la M a cui sono molto affezionata. E questi orecchini che sono dei normalissimi cerchi dorati, leggermente spessi, sono di Happiness Boutique. Forse gli orecchini e i gioielli di Tiffany sono quelli più trovabili. E anche l'orologio sicuramente. Per gli anelli non so aiutarvi, ma non sono, diciamo, troppo diversi da quelli che si possono trovare facilmente nei negozi. Ho voluto inserire anche un capo di abbigliamento che è qui dietro, che è questa felpetta che ho comprato e che ho messo a Pasqua. Sebbene l'abbia messa solo una volta e forse non riuscirò più a rimetterla perché ormai sta arrivando il caldo, volevo mostrarvela perché secondo me è deliziosa. È una felpina di Primark, di questo baby blu molto acceso, molto carino, piuttosto calda. E ero col mio ragazzo da Primark a Roma Est. E lui a un certo punto ha visto questa felpa e ha visto che c'era questa margheritina, c'è scritto appunto Daisy, mi ha detto tu sei un po' mitomane, la devi prendere, perché sulla questione canale, YouTube, Instagram, eccetera, lui dice che io sono vanitosa e tutto, e quindi mi ha detto no, la devi avere. Allora io la tiro fuori, cioè la prendo, la stampella in mano, la giro e ho scoperto che c'era questa mega margherita, sempre con scritto Daisy, e quindi lì ho detto ok. Devo averla, è troppo divertente e l'ho messa appunto a Pasqua con una minigonna nera molto semplice di jeans. È un po' crop, quindi sta molto bene addosso. È appunto bella calda perché è felpata. Io ho preso una S perché appunto è piuttosto abbondante. L'ho pagata tipo 12 euro, 12,99 forse. Molto molto carina, quindi insomma, hai dato un calcio. Amici, per oggi era tutto, spero di essere riuscita a fare un discorso sensato perché ero un po' in ansia, un po' per questa questione delle lenti, un po' per il ritorno a fare video in cui chiacchiero e vi parlo di cose specifiche perché non sono più abituata e quindi insomma spero di non aver fatto troppi casini. Fateci sapere nei commenti quali sono i vostri preferiti di aprile, cercherò di essere più puntuale d'ora in poi e di non mettere il video dei preferiti del mese precedente a metà del mese successivo perché sennò poi non ha molto senso. E mando un bacio grandissimo ancora alla mia Topina, ciao Carol, ciao Marco e ci vediamo alla prossima, ciao!